Dai radar HF impiegati per anticipare i flussi delle correnti marine fino ai videogiochi di simulazione. Sono alcuni dei progetti sviluppati dal Network per la sicurezza offshore e presentati a Milano nel corso di una giornata di studi. Il Network nasce nel 2014 come iniziativa della Direzione Generale della Sicurezza, anche ambientale, delle attività minerarie ed energetiche nell'ambito del Ministero per lo Sviluppo Economico e riunisce università, enti di ricerca e forze armate per garantire la massima sicurezza delle diverse attività nel settore degli idrocarburi. Si tratta di un vero e proprio hub dell'innovazione ispirata dalle diverse istanze della sicurezza per le piattaforme offshore, da quella ambientale a quella della salvaguardia degli asset. RSE, Ricerca Sistema Energetico, ricopre il ruolo di coordinamento e sintesi delle diverse iniziative di ricerca. Questo hub della ricerca e innovazione dedicato alla sicurezza offshore è un tema che sta crescendo nella sostanza e nella forma, verrebbe da dire. Nella sostanza perché le attività di ricerca si stanno concretizzando sempre di più in indicatori e in cruscotti che sono utili alle istituzioni e agli operatori. Nella forma perché si sta riconoscendo che questa aggregazione di strutture di ricerca differenti, di soggetti istituzionali, è in sé un valore.